Che altro dire? Poche parole per dire grazie anche al vice sindaco, all'assessore Zella, al consigliere Turlon, che quotidianamente portano la nostra amministrazione in prima linea rispetto a tutte le dinamiche che caratterizzano la gestione dell'acqua. Ovviamente delle dinamiche che degli investimenti che facciamo in prima persona come comune e che facciamo anche grazie al consorzio e soprattutto grazie a una regione che dopo il 2014 è stata pronta a prendere in mano la situazione e a trovare le risorse per fare quest'opera che è fondamentale per tutelare il nostro territorio. Vorrei porre anche l'attenzione su un percorso che col consorzio stiamo portando avanti, che sta iniziando a far cambiare mentalità a tutti i sindaci, a tutte le amministrazioni del bacino idrografico che ci caratterizza e che vedono Montegrotto essere di fatto l'ultimo catino su cui si riversa tutta l'acqua che da monte scende a valle. Un percorso, dicevo, che sta facendo capire come il fenomeno idraulico non possa essere gestito e affrontato solo da un singolo comune, ma debba essere visto, programmato e progettato secondo dei modelli idraulici funzionanti che garantiscono poi la correttezza e la bontà degli investimenti partendo da un ambito più vasto. In questo il consorzio sta facendo veramente cambiare mentalità a tanti amministratori che prima erano orientati ad osservare i propri confini amministrativi, ma che ora hanno capito che rispetto a determinate problematiche come quella idraulica, in questo caso, bisogna avere la capacità di allargare lo sguardo e di puntare a progetti più ambiziosi. Quindi il ringraziamento va a tutti voi che siete qua, sapendo che come amministrazione abbiamo già investito 130.000 euro, di cui 80 della regione per la pulizia dei fossi. Negli ultimi due anni tra i 30 e i 50 mila euro per la pulizia delle caditoie, in una progettazione, in una programmazione di gestione del territorio per coordinare e gestire il problema idraulico che ha molteplici, diciamo, molteplici fronti su cui intervenire. Quindi grazie a tutti, per Montegrotto è una giornata di festa, non solo per Montegrotto ma credo per il consorzio, per la regione, perché si raggiungono risultati concreti. Grazie a tutti e lascio la parola al presidente. Sì, adesso il presidente ci dirà qualche... Non vi dico niente adesso, se non ho più niente da dirvi, no, scherzo. Allora, volevo ringraziare l'assessore Pan, che c'è veramente vicino. C'è vicino nella progettazione, nelle idee e soprattutto nel trovare le risorse. Abbiamo programmato già il domani anche di Montegrotto. Adesso stiamo mettendo a punto due progetti e quindi sicuramente andrò a trovarlo, suonerò il campanello e sicuramente mi aprirà e qualcosa porteremo a casa di nuovo. Ecco, grazie, bisogna, detto bellissima questa parola qua. Io volevo ringraziare il Comitato Alluvionati. Allora, dopo 5 giorni che sono stato eletto, si sono venuti da me. Ho detto, cosa vogliono? Ho detto questi qua. Scusate, io non conoscevo nulla, eh? E così mi hanno impressionato proprio per la semplicità, per la voglia che ci hanno messo, no? Noi andiamo sotto, noi abbiamo bisogno di questo, ho detto al direttore, ma bisogna fare.